Eravamo preparati, non è stata una sorpresa. Resta la tragedia per una famiglia, per una madre. Oggi abbiamo una condanna che rispettiamo, ma non potrà restituire la vita a un bimbo di 5 anni. Così afferma l'avvocato Matteo Melandri, rappresentante legale della madre del bambino deceduto nell'incidente di Casal Palocco, Roma, commentando la decisione di patteggiamento che ha portato a una condanna di 4 anni e 4 mesi per Matteo Di Pietro, il ventenne che lo ha investito. Di Pietro, noto youtuber dei The Borderline, stava partecipando a una sfida sui social. Aveva noleggiato un SUV Lamborghini e l'obiettivo era guidarlo il più a lungo possibile. La tragedia è sopraggiunta a causa dell'eccessiva velocità. La condanna, per i reati di omicidio stradale aggravato e lesioni, è stata confermata dal giudice del Tribunale di Roma. Nell'incidente, la madre e la sorellina del bambino rimasero ferite. Stavano tornando a casa dopo l'asilo. A Di Pietro, che aveva accettato il patteggiamento lo scorso dicembre, sono state riconosciute le attenuanti generiche, ma è stata revocata la patente. Il giovane non dovrà scontare la pena in carcere, poiché ha già scontato una parte della pena e il residuo da espiare è inferiore ai 4 anni, limite massimo previsto dalla legge per concedere i domiciliari. Inoltre, il reato per cui è stato condannato consente al giovane di beneficiare di tali misure. Il suo avvocato difensore, Antonella Benveduti, ha espresso soddisfazione per l'esito della situazione. Credo che questa sia una condanna in linea con le finalità del nostro ordinamento, cioè la rieducazione e risocializzazione proprie della sanzione penale. Sono cardini fondamentali del nostro ordinamento penale, previsti dalla Costituzione e importanti nel valutare poi la correttezza di questa pena. Nessuna condanna può mitigare il grave lutto, la grave perdita. Successivamente l'avvocato ha menzionato che Matteo Di Pietro ha rilasciato spontaneamente dichiarazioni al giudice e ha manifestato le sue scuse e il suo dolore. Ha confermato nuovamente la sua responsabilità, come aveva già fatto durante l'interrogatorio, e ha aggiunto che è suo desiderio dedicarsi in futuro a progetti volti a migliorare la sicurezza stradale. Il presidente dell'Associazione Vittime Incidenti Stradali, l'avvocato Domenico Musicco, ha commentato: «La pena comminata per l'omicidio stradale per lo youtuber è troppo bassa. C'erano tutte le aggravanti e la velocità era 4 volte superiore al consentito, in una zona da 30 all'ora. Così non si fa giustizia per la famiglia del bambino ucciso. Di Pietro potrà usufruire delle misure alternative al carcere e la concessione del patteggiamento si risolve di fatto in una pena irrisoria. Non è una bella pagina per le vittime della strada». Il 14 giugno scorso, Matteo Di Pietro era alla guida di una potente Lamborghini noleggiata, procedendo a velocità elevata prima di impattare contro la Smart che trasportava il bambino di 5 anni. L'ordinanza di custodia cautelare, che ha stabilito i domiciliari per il giovane, ha rivelato che il grosso SUV viaggiava a 124 km orari. A bordo c'erano altre 4 persone impegnate in riprese con i cellulari per la sfida sui social. Il giudice, per le indagini preliminari, ha scritto che il ventenne aveva noleggiato il potente SUV con l'unico ed evidente scopo di impressionare e attirare l'attenzione dei giovani visitatori del web per aumentare i guadagni pubblicitari, a discapito della sicurezza e della responsabilità, procedendo di conseguenza a una velocità superiore ai limiti indicati. Tanto più che alcuni passeggeri nella Lamborghini avevano più volte invitato a ridurre la velocità, percepita come eccessiva. La richiesta di giudizio immediato è stata avanzata poche settimane dopo il deposito di una vasta consulenza disposta dalla procura. Negli atti dell'indagine è stata delineata la dinamica dell'incidente. Secondo i dati del GPS, il SUV, al momento di svoltare in via di Macchia Saponara, luogo dell'incidente, alle ore 15:38, si è fermato. Dopo aver imboccato la via, ha rapidamente accelerato, raggiungendo la velocità di 124 km orari in soli 14 secondi, immediatamente prima dell'impatto. La mancanza di segni di frenata indica che la decelerazione è stata improvvisa ed estremamente rapida,
causata dall'avvistamento dell'auto nelle vicinanze del punto in cui si è verificato l'incidente.